Benvenuti in questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi andiamo in miniera a cercare le pietre preziose dello smeraldo. Sarà complicato, ma possiamo farcela. Secondo me con le pozioni di Kendall possiamo gestirla. Almeno spero, sono un po' preoccupato in realtà. Ma prima di andare dobbiamo andare a comprare le pozioni, a vendere a quanto pare le pietre della conoscenza dell'infinito, le pietre delle anime, ecco, non mi ricordavo come si chiamavano, a Kendall. E andare da Marci, che a quanto pare ci deve far vedere che sta costruendo appunto la gilda, e sono molto curioso. Quindi partiamo subito, ma al volissimo, avventurieri. Teoricamente è il momento del 23-17. Io, guarda, mi discosto. Teoricamente. Per non dire mi dissocio, che ormai dai, lo diciamo troppo, mi discosto. Io in questo momento voglio che voi prendiate 2 minuti della vostra vita per fare una foto e farvi il quadretto da appendere a casa. Lo sai che lo fanno davvero? Perché Steve livello 23 e George livello 17 è la cosa più bella che vedrete oggi. È un capolavoro d'arte contemporanea. Sono molto soddisfatto di questa cosa e sono veramente fiero. Allora, a questo punto dobbiamo prendere una bella spada. Una bella 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 spada di ferro. E tieni pure, amico mio. E cibo poi non hanno bisogno. Armatura di ferro, che dobbiamo prendere questo. Poi, porca miseria, no! Step. Ogni tanto prendo le cose per sbaglio in questi cosi. Sono un po' scomodi. Cioè, lo so. Tanto sbagli dove preme, fa un casino. Sì. Allora, mio caro George, elmetto, poi chestplate, poi pantaloni e poi questo. Col cibo sei a posto. Cos'hai combinato? Oh, devo aver sbagliato qualcosa. Ah, non gli ho dato la spada. Di nuovo, dai, Steph. Giusto? Non lo so, non ti ho guardato. Oh, qualcosa l'ho sbagliata. Vabbè, comunque come sempre. Era una buona percentuale. Ah no, ma tu Steve puoi andare, vero? Missione di grado B. Ciao bro. Ok, allora a questo Steph, punto dimmi. Ho una domanda. Sì. Mi vedi brillare? No. Io mi vedo brillare, cioè col glowing, hai presente? Ma le particelline arancioni? No, il glowing. No, hai okay. presente l'effetto del sì, glowing? Sì, io sì, mi sì. vedo così. Ok. Quindi non capivo cosa mi stesse succedendo, però evidentemente lo vedo solo io. Hai mangiato quindi qualcosa di particolare? Esatto, va bene. Ok, va bene, va bene. L'importante è saperlo. Allora, andiamo da Kendall, ci prendiamo le nostre belle pozioni, li vendiamo le pietre se li servono e poi andiamo da Marci. Però ho visto, c'è qualcosa scritto in chat o sbaglio? Ciao ragazzi, vi aspetto davanti, dove si ergerà la nostra ho bisogno di voi. Andiamo okay, da lui. Allora, perfetto. E poi andiamo da Kendall. Allora, e da questa parte io non so. Ah, ecco. Oh, bello. Bella questa zona. È un mix tra un cimitero e una villa infestata. Ma per ora è un cimitero, no? È un pochino sembra un cimitero. Ma no. Ci mettiamo la tomba di chi muore. Allora, salve. Salve. Ciao, ciao a tutti. Allora, il miglior costruttore del mondo vi ha chiamato al rapporto. Quindi, ok. Allora, queste qui sono le mura che ho fatto. Sì. Spero che vi piacciono. Molto basic. Belle. Però ho messo qualche piccolo dettaglio. Vedete, qua sotto c'è tipo un buchino per guardare dentro. Insomma, è carino. Per ora me è tenebrosa, è molto tenebrosa. E infatti mi piace questa cosa a me. E infatti lo sapevo se piacesse. Ho bisogno di 3 cose da chiedervi. Allora, la prima è, vedete che là in fondo c'era la vecchia, diciamo, le vecchie mura. Ok. Io sinceramente le sposterei verso il dietro, cioè dopo il ponte, perché qui non ha molto senso adesso. Cosa ne pensate voi? Sì, ci sta. Beh, okay. Sì, ci sta. Sono d'accordo. Sì, perché c'è la gilda. Sì, qua c'è la gilda. Avere 2 muri poi diversi. Infatti. Poi voglio aggiungere degli alberi all'interno di questa zona, che però devono essere un po' particolari. I fan mi avevano detto di metterli di nuovo viola, però cosa ne pensate se li mettiamo quelli là in fondo, quelli là in fondo tutti rossi? Potrebbero aver senso, cosa ne pensate voi? E se troviamo degli altri alberi ancora diversi, più tenebrosi? Potrebbe aver senso, potrebbe aver Kendall senso. Vuole complicare la vita. Il povero Marci. Un cimitero, ok? Deve essere bellissimo. Andrò a cercare degli alberi in giro, allora te li farò vedere e sceglierà tutto lui. Sceglierò io. E poi la cosa più importante, ragazzi, qui dove basta c'è basta che non chiedi soldi. Sì, soldi te li chiederò tanti. 10 di oro a testa vi chiedo. Allora, qua si ergerà appunto la struttura principale. Allora, decidiamo bene che blocchi utilizzare, perché comunque deve essere maestosa, ok? Non deve essere la casettina, deve essere bella, cavolo. Un castello, beh. Allora io... vai, Steph, lascio parlare io te. Di sicuro dico marmo, okay. Da qualche parte potrebbe essere i pavimenti, qualche colonna, cose così.
E a me piacciono un sacco la Deep Rock, la Blackstone, tutto quel genere di blocchi là che secondo me ci possono star bene. Ok, non lo quindi so. Mi devi trovare proprio tu quei blocchi. Ho cambiato idea. Del legno, del bellissimo legno. Allora, legni facciamola di terra. Allora, Stone Bricks per forza. Sono okay, troppo belli. Ok, vabbè, quelli ne ho tanti comunque. Ok. Li avevo già presi. Stone Bricks per forza. Però concordo anch'io. Io lo farei tutto tipo sul nero e grigio più o meno, no? Molto con scuro. Degli stacchi di marmo bianco, secondo me. Qua ok, nero, grigio e marmo bianco. E tanto marzo. Fuoco. Ma non c'è bisogno, cioè non è un posto tenebroso. E non è la gilda degli avventurieri okay, più cattivi del mondo. Deve essere imponente e maestosa. Altrimenti non è che poi risulta troppo simile al portale del Nether. Quello lì. Vedi, perfetto, bellissimo. Ah, lo volete così, perfetto. A me non dispiacerebbe. Allora, fate come volete. Allora, come blocchini ne abbiamo, vabbè, questo qui che lo conoscete già. Poi abbiamo questo. Questo, no, questo che è bellissimo. No, zero, neanche a me. Io questo, guarda se vi piace. Bellissimo, cos'è questo? Questo è il Deep Rock, ne ho tantissimo. Ma devi darmelo tutto immediata subito. Questo ci sta, questo ci sta. Quale? Questo, però questi due no. Sono d'accordo, sono d'accordo anch'io. Okay, quindi... questo neanche. Cioè questo se proprio vuoi fare tipo delle parti qualche un po' pezzettino, rotte. Bravo. Dettaglio. Ok. Mi ero dimenticato che serviva Silk Touch. Allora, tenga e Deep Rock. Se io non vi servo più tornerei di là. Non sì, so. Va bene, te ne vuoi anche andare. La Blackstone? Ciao. Ma sì, è simile. Tutta vedi? La roba nera che hai, dammi tutto quello che hai. Io okay. Poi... Va bene. Poi ci penso svalizzare. Io ho della Netherrack, non so se ti serve. Ma sì, dai, dammi anche la Netherrack. Poi Nether Quartz ti fa il marmo da solo. Block of Quartz. Ma quanta roba vabbè. Lascia perdere. Stiamo molti, miniera. Blackstone. Me ne sono reso conto, Fede. Blackstone. E vabbè, guarda, tu sei esagerato, però io non li prendo mai. Se ti piace il basalto, a me non tanto, secondo me ci sta male. Il basalto è carino, ma quell'altro, quello che ho utilizzato da voi per il pavimento della forgia. Sì, quell'altro. Non so se lo vuoi allora da trasformare. Sì, ma cos'è questo? Non lo so. Basaltic Blackstone? Ah, quello lo smelto, perché io smelto in automatico. Ma è bellissimo, è la cosa più bella del mondo. Cioè, praticamente, guarda, faccio così. Ce l'ho anch'io sta cosa. No, adesso no. Adesso non l'ha fatto? Come cavolo hai fatto prima? Non lo so. Te lo lascio così in qualche proverai modo col backpack a rifare. Quindi devo passare anche nel basalto. Basalto, ah, aspetta, basalto. Vai, spiega. Se cuoci questo, esatto. Se cuoci il basalto e la Blackstone. Ok. Ma quanta roba c'è? Va bene, dai. Mi metto sotto e farò qualcosa di più tenebroso possibile al mondo. Ti serve anche magma block? Magma ma block. Ma dammi anche magma block. Ma sì, voglio tutto. Va bene. Perfetto. Okay. Buon lavoro. Ciao. Praticamente ci siamo svuotati dei blocchi. Sì. Teoricamente andrebbero pagati, però dai, vabbè, per la gilda va bene. Ma allora, guarda, alla fine li avremmo buttati. Dobbiamo andare da Kendall, comprare le pozioni e partire per la miniera per un lungo viaggio. Smeraldi, giusto? Smeraldi. Prendine tante. Sì, ma tipo 6 se ci sono, sì. Se ce ne sono meno ne prendiamo meno, ma spero che ce ne siano 6, sinceramente. Vediamo, soldi li teniamo qua così, costavano 15 e... è questa, giusto? Sì. Perché è difficoltà leggere. Vabbè, dovrebbe essere questa, fammi controllare per sicurezza. Sì, è verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ok, tre perfetto. Teste secondo me vanno bene, che dici? Sì. 1, 2, 3... E poi io mi tengo le mie qua, mi riprendo i soldi, ok, e ciao campione, ciao, ok, dov'è Kendall? Sarà a casa sua. Dici? Io non l'ho visto. Steph, mi servono anche le pergamene. Ok. Per tornare. Ok, allora, sì, buon salve, giorno. Salve. Io sto lavorando per la gilda, Ok, ho appena comprato 6 pozioni. Quindi sono un ottimo affariere. Pozioni? Quali pozioni? Quelle dell'esmeraldo. Ah, bene, 15 bene. Luna, quindi abbiamo speso un botto di soldi. Quindi e lei allora è ricco. Farò lo sconto su queste pozioni della Night Vision se vi servono, Ne ho sono 3 per 3 sì. A testa. Quelle da 30 minuti? Le volete? Sono quelle da 30 minuti? No, non le ho da 30 minuti, Steph. Sono da 8. Accontentati. Sei un poverazzo. Te le faccio pagare poco. Non le voglio. Prendiamo. No, prendiamole. No, non le voglio. Guarda invece cosa abbiamo noi. Che cos'è? Un diamante? No, è ciò che serve a te. È la pietra delle anime? È proprio lei.
Li ho trovate tutte e due io, ringraziami. Già, confermo. Oh, okay, grazie. Quindi, 5 minuti a testa, spam prendendo smeraldi, siamo riusciti a farne due. E per questo motivo costano 25. Ok. Ok. Devo dire onesto, considerato che i libri costavano 20 all'inizio, ci sta. Anche secondo me è un buon prezzo. Ne vuoi allora, una o ne vuoi due? Facciamo così. Io ti do tutte queste pozioni della Night Vision per una e poi l'altra te la pago. Ti faccio pagare 25 le pozioni della Night Vision, anziché 30. Che dici, Fere? Per me ci sta, dai. Vabbè. Io voglio che le ha 30 minuti. Te le farò, okay. Promesso. Allora, prima tieni e tieni. Okay. L'altra te la pago, abbiamo detto, quindi 25. Esatto, io mi deposito tutte le Night Vision. I miei sconti sono finiti, qua. Sì, da 100 anni, secondo me. E soprattutto con tutte le anvil che ti ho fatto, guarda, mannaggia. Ma se io ti regalo il ferro, ogni volta te lo rubi. Io non ho mai visto del ferro, guarda. Arrivederci. Ciao. Allora, cosa vuole Mark adesso? Non lo so. Ah, guarda. Oh, ogni volta che dobbiamo andare in miniera siamo i più richiesti. Sì, e poi... Stack, ho notato una cosa, comunque, ti sono tornati i livelli? Sì. Anche a me. Ok, sì, anch'io non ho capito. Io pensavo, facciamo i dai da guerra, ma non l'abbiamo fatto. Esatto. E sono tornati da soli. Infatti, quindi sicuramente era un bug. Io per appena lo vedo gli tiro una spadata che lo faccio la stessa cosa. Lo faccio risvegliare, Fere. Dov'è? Porca miseria. Steph. Quello è un pipistrello, non è Mark. Non so, non ci posso far nulla, c'era il pipistrello. Allora, dov'è? Dove sei? Secondo me è ancora a casa sua. Secondo me è venuto da noi. Ma se ci fa perdere tempo. Guarda che non arrivo, c'è. Arrivo, vedi che non c'è. Tieni queste cose. No, sono già piena di schifezze perché hai rotto semini. Guarda, bruciale nella lava, Fere. Bruciale nella lava. Infatti. Allora, tanto so già cosa vuole perché me l'ha scritto su WhatsApp prima di iniziare il video. Quindi iniziamo a preparare, così appena arriva andiamo veloce e ce ne andiamo, Fere. Cioè, io proprio voglio correre via. No, Steph, poi è una giornata lunga quando dobbiamo cercare smeraldi, quindi... Allora, è sopra di noi. Io non voglio fare. Non rompere! Non sono miei! Sì, che sono tuoi. Buttali anche tu nella lava e non mi rompere. Salve! Guardalo, cosa stai facendo? Non lo so, dov'è? Sium! Non ti permettere mai più a farmi un sium così, eh? L'ho fatto potentissimo. Muoviti che sei di fretta, veloce. Dobbiamo andare a minare per 100 anni. Allora, giovane fuori classe e la nostra giovane fuori classe. Fere, come stai? Ciao! No, veloce, ho detto. Su. Dobbiamo andare a minare. Sium! Potrebbe essere successo che ho rubato uno stack di gold da cuocere. Sium! E due stack di nuggets. Da questa parte, campione. Buongiorno. Ah, ma qua abbiamo la forgia. Guarda che sta zona. Ma guarda, arrivo qua e sento proprio odore di forgia, proprio l'odore famoso di forgia. Comunque, ho rubato queste cose qua, dovrei pagarvi in realtà. Ok. Ma ho anche una piccola richiesta da fare. Lo sappiamo già ed è già tutto pronto. Guardi, ho già la pietra pronta. Io quindi... ho messo del hype nel mio video facendo finta che voi lo sapevate, quindi... No, io ho detto che ce l'hai scritto su WhatsApp. Abbiamo detto chiaramente che ce l'hai scritto su WhatsApp prima di iniziare la registrazione. Bello, c'è della poesia in tutto sì, ciò. È tutto così perfetto. Ottimo. Allora, costa 10 monete d'argento. Ok, molto bene. E le potenzierà la sua arma di 2 di attack damage. Oh, quindi l'arma molto, più potente molto diventa ancora più potente. Esatto. Interessante sapersi. Grazie, ma lei non grazie, ha ancora messo mending su quell'arma? Sì, c'è, mi scusi. Perché era un po' rotta, ha detto. Cioè. No, perché sta qua a fare le missioni importanti, bisogna sfruttare le proprie armi. Livello 32 avventuriero. Sai che non ti faranno entrare nella nuova gilda con quel livello, vero? Io sono la gilda, tu non l'hai ancora compreso. Ho capito. Mi devo pagare lo stack di gold rubato. Ok, io non mi corro mai il prezzo dell'oro al momento. Vi do un 20 di forfait perché vi voglio bene. Ok. Più vi do altri 30... per avere tutto l'oro che avete, perché senza non possiamo aprire la gilda, vi avviso. Ok, allora, non ne abbiamo molto perché ne abbiamo dovuto utilizzare tanto, okay. Però sono tipo 2 stack qualcosa. Ok, sono un po' pochini in base ai 30 che vi ho dato di guarda, argento. Guarda, ti do Ola. Un pochino di blocchi, guarda se possono bastare. Facciamo così, nel caso ne avessi bisogno nei prossimi giorni vengo a rubacchiare ancora un po' di oro se poi ne mettete altro a disposizione. Mettendo altri 3 non viene a rubare. Ma lei è proprio gentile, eh? No, continuerò a rubare perché sennò non possiamo fare i pancake, gli spedini non si apre nessuna gilda. Ok, va bene. Va bene? Perfetto. Ciao, noi andiamo in miniera. Ciao, buona miniera, eh. Ciao. Allora. Che veloci. Poi, Steph? No, corri. No, dove stai andando? Sto correndo al teleport. Okay. Allora, te lo dico mentre andiamo. Sì. Io in realtà sono strapiena di oro, cioè va ovviamente cotto. Fere, ma che sbatta, ricordati di cuocerlo. No, bisogna, esatto, mi devo ricordare di lasciarlo a cuocere. Sì. Perché ne ho tantissimo, tu ogni volta mi dici di prenderlo, però poi non lo utilizziamo. Perché io lo cuocio direttamente. Lo so, beato, io no. Quindi... Il castello abbandonato.
Questa è la zona giusta per trovare degli smeraldi. Castello abbandonato. Però ricordati che è la zona delle montagne. Ci sono montagne? Eh sì, ci sono montagne. Ok, ottimo. Quindi potrebbe essere interessante, lo sai. Arrivo. Secondo me. Stacca pergamena. E vieni. Ok. Ne ho 4 ancora normali. Usiamo quelle normali. Ok. Comunque sono un po' meglio queste, perché con l'altra ti devi ricordare. Però vabbè, basta prepararle direttamente tutte una sola volta. Esatto, e via. Ti quindi devi ricordare, sì, di... sì, di usarle prima di andare. E anche di comprarle, che è una buona idea. Beh, anche quella. Infatti sì, ricordiamoci. Aiuto. Perché poi ogni volta, ragazzi, voi non lo vedete, ma io mi faccio il ritorno a piedi. No, ho cambiato l'arma, Steph. Ah, ok, era un rumore, non capivo. Andiamo a cercare, forza. Allora, bioma delle montagne di Minecraft originale, perché ormai abbiamo capito che è lì che si trovano. Siamo abbastanza in profondità in due punti diversi. Io ti direi 3, 2, 1. Vai. Okay. Ci sono, sì? Ok, okay, messi? Ne ho uno sotto i piedi, perfetto, quindi ci sono. Io purtroppo anche distanti. Allora, allora via, vediamo, via, dai, via, dai, dai. Prendiamo subito qua. Subito drop. E invece no. Ci ho provato. Ok, andiamo. Allora, ricordiamoci, obiettivo 4 Moss Agate con le nostre belle 5 pozioni, nella speranza che ci siano abbastanza smeraldi per fare questa cosa. Quindi, tryhardiamo, speriamo di avere fortuna, perché è importante. E vediamo cosa succede. Per ora niente? Niente, ne ho preso uno, ma non ha droppato. Ma anche Kendall ha sentito quel rumore fortissimo, quindi. Perché ho sentito in lontananza un rumore potentissimo. Ma pensavo fosse male. Però in effetti siamo troppo lontani. Siamo troppo lontani. Eh sì. Infatti per quello dico, come ha fatto a sentirlo anche lui? Non lo so. Non lo so. È una roba molto strana. Parecchio strana. Ok, per ora niente di niente. Ok, me ne è comparso un altro. Ah, perché tu ne hai così pochi? No, ora no, ora ne vedo. Ok, ne vedo male. Tipo 4, 5. Meno male, perché io ne vedo tantissimi. Io all'inizio mi sono spaventata perché ne ho trovato uno proprio aiuto sotto i piedi. Però poi sono andata avanti. Può capitare. Ne ho altri 5, 6. È okay, la prima volta che ne vedo due vicini, approfittiamone. Allora, per ora 0 drop e io credo di averne minato tipo 6. Ok. Ok, un corno, Fere. Che ti devo dista? Piangi allora. Non serve a niente, piangi. Sì che serve. Almeno ti disperi. Guarda quanti, però sono tutti nascosti. Ma che roba. Tra l'altro devo sempre tenermi degli spazi di inventario, perché le pietre delle anime non si vedono. Non si vedono. Infatti, perché non mi hai dato la night vision, guarda. Ma che cavolo ci pensa? Io piazzo torce, Fere. Però effettivamente allora, non penso ci sia nulla che ho droppato. Ok, sapete che vi dico che ci tiriamo davvero una night vision, perché almeno non perdiamo tempo. Allora, devo assolutamente andare più in alto, perché in alto ce ne sono tantissime. Ok. Comunque no, è molto ricca questa zona. Più o meno come la scorsa volta. Ok. Anche a me sembra identico, cioè non vedo differenze dalla scorsa volta. Però ne vedo... Ecco qua, ha droppato il pure gold, io non ci posso credere. No, Steph. Il primo blocco che ho minato, Fere. Il primo blocco che ho minato. Ok. Ha droppato. Davvero? Sì. Moss Agate? Aspetta, sto levando le cose. Sì, sì, ce l'ho. Una. Ce l'ho. Una. Ho visto la scintillina, quindi non potevo sbagliare. Allora. Una. Brava, Fere, brava. Una. Uno su quattro. Ok. Forza, 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 okay, forza. Ok, ne ho tantissimi altri, quindi comunque c'è ancora speranza. Pietra delle anime? Ok. Ok. Allora, sì, col cavolo, butta via. Ok, perfetto. Adesso. Sento lava. Allora, io comunque quando droppo pietre delle anime sono comunque felice. 25 anime... d'argento, luna, sono comunque felice, ma non so sì che dirvi. Guardate quei tre molto vicini tra loro. Forza, forza, da forza, me sono forza, tutti, forza, forza. Ognuno a casa sua. Non ci credo, la Shadow Gem. No, Steph. Ah. No, dai, smettila di prendere il resto. C'ho la maledizione. Non toccare nulla. C'ho la maledizione. Ma che sfiga. Ma rompo il ferro prima di prendere lo smeraldo. Diamanti. E prendi anche quelli. Eh beh, certo. Non ci credo. Pietra del... Black Diamond è pietra delle anime. Vabbè, ragazzi. Io, cioè, si è rotto verso gli smeraldi. Pietra delle anime. Oh, mio Dio. Aspetta che la devo lottare, perché... Mannaggia. No, me. Comunque era cristallo della sapienza, scusami. Quello del diamante. Cioè, i diamanti mi hanno droppato... Non ci credo, Fero, ho droppato la pietra preziosa di quest'altro. Allora, Steph, un attimino che mi sto incasinando perché c'ho troppa ho roba. Ho droppato la Jade. No. Io non so cosa dirti. Cioè, cerco di ricaricarlo, okay, e droppo. Io comunque pietra delle anime, ti confermo. Ok. Quindi ho una Moss Agate e una pietra delle anime. Qui è pieno. Sono tutti distanti, ma è pieno. Allora. Dai, forza, dai. Forza, 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 forza. No, ho trovato anche un black cioè un rubino normale. Fere, mi dispiace. Dovrei pensarci, allora, tu.
L'avevamo già capito. Sì. Dovrei pensarci tu a giocare. L'avevamo già capito. Ok, utilizziamo la seconda. Vado adesso. Non l'ho finita di bere. Cos'era? No, mannaggia. Vabbè. Pazienza. Cosa cavolo sta succedendo? No, Silverfish. Bene. Ci mancate voi nella mia vita. Steph, io ho droppato della citrine. Ok. Cioè, nel buio non ho neanche visto che stavo facendo ferro, in realtà, perché sto andando talmente veloce che non uso le torce, quindi vado al buio e seguo solo, diciamo, la forma dello smeraldo che vedo in lontananza, quindi... Vabbè. Va bene così, va bene così. Pazienza. Cerca allora di rompere un po' di roba adesso. Sì, sì. E secondo cristallo di Kenda, insomma, quello che ci serve nuovo. Ok. Bene. Pietra delle anime. Brava. Oh, di quella almeno se ne trovo. Ma anche tu l'hai trovata? Sì, adesso. Quindi siamo due al pari? Sì, esatto. Quattro totali? Sì, sì. Non era per dire, ah, hai trovato quella. Era, okay. No, l'ho trovata anch'io. Ok. Che adesso sembrerà che quindi sono molto facili. In realtà è semplicemente perché ci stiamo tirando tutte le pozioni che costano, certo, 15 ragazzi, di argento l'una. Dovete e siamo anche nei costo... biomi giusti che per trovarli vi garantisco che ci il vuole. Costo anche della pozione comunque. La morte eterna. Scendiamo un po'. Pietra delle anime. Ok, tre. Siamo a cinque. Sì, sì. Va bene. Va bene. Fare. Allora, io non tocco più nessun minerale, neanche l'oro che serve, perché secondo me ci siamo. Sono vicino a un drop. Quindi carichiamo, carichiamo. Allora, questa era pura vista. Buono questa cosa. Quando trovi le gallerie nelle zone giuste, ti danno un vantaggio incredibile. Dai, 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 dai. Dai, io sto andando velocissima, più che posso. Anch'io, poi ti dirò quanti diamanti, cioè quanti smeraldi ho preso in totale oggi, ma... Io non lo so, penso di averli accumulati con la scorsa volta, non lo okay. so. No, forse no, perché li avevo messi nello zaino, quindi... Sì, li avevo messi nello zaino, quindi ti dirò anche pubblicità. Io. Pubblicità. Pensa se è partita la pubblicità quando l'ho detto. Oh, cavolo, non ne vedo più. Allora, forza. No, Silverfish, dove siete? Ci mancano solo loro a farmi perdere tempo, comunque, guarda. So. Perché è solo quello che ti fanno perdere tempo. Vedi sti fulmini? Ma che cavolo sta succedendo? Non lo so. Come lo chiedere? Non lo so. Aiuto. C'è un temporale. Ascolta, io vi mollo. Arrangiatevi, cioè. Sì, ma tanto non fanno più danno. Infatti, cioè, non mi fanno nulla. Alla fine ci devo perdere tempo a colpirli perché sono piccoli, imprendibili, fastidiosi. Ed è un'altra pietra. Allora, so che dovrei esserne felice in questo momento. Soprattutto sarà felice Kendall che si può fare l'arma totalmente OP. Però in questo momento il nostro obiettivo è altro, cioè, ed è comunque per il bene di tutti. Mi dovete seguire verso tutte le caverne del mondo. Toh, forza, morite. Forza. Allora, vedi la cosa positiva, non farmeremo mai più smeraldi. Ah beh, poco ma sicuro. Io ne ho già più di una stack, per farti capire quanti ne ho preso. Allora, devo prendere del tempo per bere una pozione di Night Vision, ma lo facciamo adesso, quindi la prendiamo ora, ce la beviamo. A me è finita, quindi ho da bere la terza. Terribile, Fere. Terribile, sta andando malissimo. Io sai cosa sto facendo? Ne avevo visto praticamente in lontananza la mia sinistra, quindi mi sto scavando, prima di berne un'altra, un tunnel lunghissimo con Trapanator, in modo tale che se poi li vedo in quella direzione di nuovo sono un po' più avvantaggiata. Allora, si fa tutto quello che si può, ragazzi. Sto facendo... Ok, ho fatto un bel tunnel, dai. Delle cose incredibili. Ma che brutta zona, però. No? Ho minato del ferro, ho rischiato tantissimo di droppare. Dai, però rendimi contenta, mannaggia. No, ma non è possibile. Cioè, voi ricordatevi che comunque la pietra, quella che serve a Kendall, al 5% di drop, e quello che ci serve adesso, il Moss Agate, al 3% di drop. Cioè, vi non rendete conto che ha solo 2 punti percentuali di differenza, e di uno ne abbiamo tantissimi e dell'altro ne abbiamo uno? Cioè, ok? Questo è per farvi capire che quando ci serve una cosa specifica, il gioco ci dà l'altra. Che è un po' quello che ti fa la vita. Quindi sì, io dico che va bene. Perché è realistico, quindi. Perché è realistico, esatto. Allora... Sto schivando tutto perché vedo un sacco di smeraldi. Dai, droppa, ti prego. Altra pietra. Io penso di averne 6. Io ne ho 3, quindi fai te. È una cosa... Sono crashato? No, Steph, non crashare. Freeze screen, tipo di 3 secondi. Ho avuto che paura. Che la pozione, ti prego. Appunto. Ancora 3 minuti. Ti Dai. Prego, ti prego. Datemene uno. Cioè, io ho usato 3 pozioni, uno. L'ho trovata!
Brava! Non ci credo! Brava, lo sapevo! Scusate l'urlo, ho trovato pure... Vabbè, ho trovato pure una pietra delle anime in quello dopo! Lo sapevo che potevi farcela! Ma io non ci credo! Ah, Steph, mi stanno tremando le gambe, cioè... Perché dall'emozione, ovviamente, ragazzi, perché non ne posso più. Comunque ne vedo altri due sopra di me. Quindi li posso raggiungere. Magari il mio momento fortunato. È finita. Ok? È finita la mia pozione. Niente? Sarebbe troppo, vero? Ho droppato 5 pietre delle anime. La mia è quasi finita. Ok, nulla. Dai, ne vedo uno lì che probabilmente sarà il mio Avete ultimo. Avete capito cosa voglio fare? Io continuo. Allora, stavo scavando con Trapanator e tipo c'è la benedizione che sono 3 smeraldi. 4? Oh. 1, 2, 3 e 4 a vista in un tunnel. Io, Steph, ho scavato come una mazza. Questo è un tunnel artificiale però, quello sopra l'ho fatto io. Sì. Vado. Niente. 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 Dai, Steph. Allora, ok. Tanto è tutto inutile. Niente. Vabbè, dai. Io continuo sto tunnel. Questo è il tunnel dello smeraldo. Lo richiamiamo così. Ti prego. Io non ne ho mai trovato, nonostante abbia... Guardate, ma come facevano ad essere 4 vicini se poi percorro e non ce n'è uno? Sì, sì. Come faceva ad essercene 4? Ma tu non hai idea di quanto ho scavato io, Steph? Niente, manco uno ne ho trovato. Ne ho uno di fronte. Allora. Io ti informo che ne ho trovato uno, ma zero, Vi insegno una nuova tecnica che non conoscete ancora. Si chiama la tecnica delle 4 torce. Canalizzate l'energia. L'ho trovato anch'io. Aspetta, lo facciamo e insieme. E visualizzate Vai. La mossa Agate. Brilucichio. Ok? 3, 2, 1. Niente. Mi prendo le torce. Però c'è la strada. Niente. Zaffiro, non posso prenderlo perché so che droppa. Idem il potassio. Che non mi viene come si chiama. Avete capito? Allora, vediamo se posso continuare da questa parte. Da questa parte. Qua c'è una bella... Bello. Sono stanca. Questo sono è dove mi affogo. Stanca. Ecco, finito. Steph. Non ci credo. Cioè, talmente non ci credevo che non stavo neanche commentando. Ok. Trovo uno smeraldo di fronte a me. Ah, sei vicina. Ah, siamo vicini? Sì, vedo la tua scritta. Ok. Allora, no, ascoltami bene. Ok. Uno smeraldo. Ok. Lo piccono e trovo... Sia pietra delle anime sia mossagate nello stesso inno. Fede, tu hai 3 mossagate? Sì. Manca una mossagate, Fede. E io ho uno smeraldo di fronte a me. Arrangiati, il tuo momento. Cioè, io oggi ho dato fin troppo, Steph. Allora, questa è la tecnica dello smeraldo che brucia in quanto... Sium! No. Niente. No. Ma scherzi. Ma scherzi, Steph. Ho soltanto 3 stacche e mezzo di smeraldi. Ma è normale che non ne ho droppato nemmeno una. È assurdo, ragazzi, perché ero zitta. Lì lo trovo con Trapanator. E ho detto, vabbè, non commento perché tanto figurati. Perché stai ridendo? Non venire da me, non ti voglio. Dicevo, figurati se droppa così quando sono pure fuori registrazione e me li vedo sia la Mossagate... Che la pietra delle anime. Cioè, fuori dalla registrazione ho detto a Steph, oddio, non ci credo, hanno droppato insieme. Cioè, io non ho mai droppato neanche... Ma non so come sia stato possibile. Dove sei finito? Ti vedevo. Mi sono perso. Io ve lo dico, sono gli ultimi due. Una qua e una là. Sono gli ultimi due. Ok. Quale droppo prima? Sinistra o destra? Io allora ti dico che ho droppato anche una Shadow Gem. Quindi dai, la mia fortuna deve essere terminata. Allora, lo smeraldo dell'acquetta. Niente. Ok. Ne abbiamo un altro. Se non è neanche questo, un altro smeraldo. Ok. Tu sei la rivelazione. Niente. Oggi non è giornata, Steph. Dai. Ne manca uno. Ne manca uno. Pazienza. Siamo comunque andati molto bene oggi. Stai tornando a casa? Io torno a casa, ti mollo. Niente. Ok. Me ne sono andata. Sto piangendo. Non può avere tutta sta sfiga. Evidentemente sì. Fatemelo sapere se è normale. A me non sembra normale. Io secondo me sto per crashare, te lo dico. Okay. No, non sono crashata. Ho l'ansia da quando mi succedeva in continuazione. Torno a casa. È finita. L'hai trovato? Mi sono pure perso. No. Usa la pergamena, Steph. Tu ancora pensi che io posso trovarla oggi? Cioè, non hai ancora capito niente della giornata.
Torniamo a casa. Eccoci qua. Finito. Sono a casa. Sono tornata a casa. Sto piangendo. Ho smesso anche di commentare. Dov'è Free Kingdom? Dov'è? Eccoci qua. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.